accelerare i ritmi l'attacco di Venezia, ancora Mazzola molto vivace, trova spazio sul perimetro, bravo, spatte close out di Oldridge, pallone. Torna Russier per dare energia alla Vanoli nell'ultimo minuto e 20 di questa prima metà di gara. L'uscita da parte di De Nicolao, sale il blocco di Widmar sul quale si stampa Diner dall'angolo, Mazzola a per ribaltare le sorti di questa partita. Widmar contenuto anticipato si affida a De Nicolao che adesso dovrà forzare, gioca due con Widmar, altro che forzare, tripla di Polo. Torna a farsi sentire il Pallaradi. Tonut controlla con difficoltà, attacca sul blocco di Watt, chiude il gioco a due, murato da Stojanovic, non c'è infrazione di passi, Bramos sbaglia, arrivano in due della Reyer, contesa. Elemento della squadra, un puntello importante per registrare di Julian Stone, che adesso riceve il pallone da Bramos. Watt blocca per lui, finta di Mazzola, palleggio, arresto, tiro corto, sento un fischio ma non è degli arbitri, pessima abitudine che purtroppo è caratteristica di quasi tutti gli impianti, perché l'ha avuta subito dentro. Infatti Stone si gira verso la panchina e recita mia colpa. Hinz proprio per Stone che sul lato di Watt sale per portare il blocco, il pallone va nell'angolo opposto, Watt adesso riceve alla lunetta, torna in panchina molto molto arrabbiato. Sul campo al suo posto Austin Day che riceve la palla, la finta, altro fallo di Chiato, allarga le braccia e poi si ferma là e lascia i suoi compagni giocare 4 contro 5, e Cremona 4 contro 5 ha la facilità di trovare quei tipi di tiri. Bramo scorso sul ferro, tap out di Mazzola, cosa preziosa in un momento di difficoltà con Venezia sotto di 9 lunghezze. Ancora Mazzola, stavolta col tiro corto però, e viene di diverso all'attacco della Reyer che riparte da Haynes, aiuto e recupero di Mattianga, linea di fondo di Stone che rischia, anzi sbaglia sui pantaloncini, è un gesto che stiamo vedendo fare a chiunque. Beh, lo faresti anche tu se ricevi questa palla con la velocità lì e senti che ti sta scivolando, c'è qualcosa che nell'aria che... Non è più andata al supplementare in tutta la stagione. 5-1 invece il Bramos esce, il pallone per lui, ora è il turno di Haynes, dall'altra parte gira Austin Day che potrebbe ricevere in angolo, il pallone invece va a Watt a cui lo sfidano di solito. Beh, diciamo che lui quando comincia a mettere i piedi dentro l'area dei tre punti si sente, comincia a sentirsi un po' più comodo. Watt in angolo, extra pass di Stone, Bramos attacca, non vale quello che lui fa in attacco, cioè io credo che nessuno in questo parquet sia vicino. Haynes esce inseguito da Saunders, Widmar porta il blocco, Mattianga aiuta e recupera sul ribaltamento, non ha vantaggio, Day prova a crearselo e... che spesso può arrivare un momento di blackout completo e quando a Venezia gli capita quel momento di blackout può fare anche dei disastri. Dai e vai con Widmar che Haynes, Bramos rincorso da Crawford, riceve il pallone, l'MVP ce l'ha davanti, non riesce a seminarlo, allora gioco a due con Widmar, l'assist per Austin Day. Marco, però a un certo punto se questa percentuale è molto bassa io devo trovare il modo per poter andare dentro almeno a sbloccarmi o a far sì che la difesa si chiuda per poi prendere un tiro un po' più comodo. Cerca l'anticipo Mattianga, Watt evita e quindi un tiro da tre in quel momento lì poteva mettere in difficoltà molto Venezia. Stone prima attaccava Diner a spalla canestro, ora prova a farlo dal palleggio, ma è un altro discorso. Haynes batte Crawford, l'assist per Watt. Più vicino a canestro deve obbligare Cremona a chiudersi, lui è bravo anche a passare questo pallone. Qui è costretto addirittura a palleggiare verso Haynes, 4 secondi per tirare, Widmar si avvicina al canestro, sbaglia, prende il rimbalzo offensivo, prova a proteggersi con il ferro, è stoppato, fa saltare due difensori, niente da fare. Sopra e la cucina o non va bene o non mangi o non mangi, bravissimo. Stone rimane con Mattianga, ecco Watt contro Crawford, arriva per il raddoppio Saunders, spazio per Mazzola che sbaglia, controlla Bramos,
Tei chiama il blocco di Widmar, ottiene il cambio difensivo, Widmar scivola, abbatte anche Ricci, Tei cerca una roba improbabile e sbaglia. Del centro sudanese, Cerella consegnato per Tonut, blocco di Widmar, non si può chiudere il gioco a due, Widmar è anticipato, allora c'è il lob, Widmar che ha sentito dire da De Raffaele quei palloni voglio per Crawford dopo i 10 della prima metà di gara. Ancora Austin Day, l'assist per Haynes, uno dei pochi a non essere entrato veramente in questa partita per De Raffaele, rischia anche qui sulla pressione di Matanga. Giuri supera la metà campo in palleggio, Bramos vuole di nuovo Tonut, che è evidentemente il giocatore più caldo dell'Umana. Adesso trova Matanga sul cambio, Giuri rinuncia al tiro, esitazione sicuramente singolare, palleggio arresto tripla di Austin Day. Sorpresa più grande di questo playoff. Bramos esce, riceve il pallone, Haynes è contro Aldridge e adesso contro Matiang, 5 secondi per tirare, attacca Matiang e adesso finalmente la partita riprende. Watt da Bramos, Haynes guarda la posizione del proprio centro, poi attacca Matiang, palleggio, arresto, tiro, errore, ma c'è Watt a rimbalzo, si appoggia al tabellone. Appoggiare quello che non è riuscito a fare Day. 8 punti di Saunders e adesso 6 da recuperare per Cremona. Widmar riceve spalla canestro, prova a attaccare Matiang, c'è l'aiuto di Ricci che tocca il pallone. Zone di punteggio come questa sono errori ancora più pesanti. Beh, lasciare per strada quei tiri liberi regalati non va bene, la percentuale si deve alzare. Non stacca il piede destro dal parchetto Nutte, quindi gli arbitri correttamente non fischiano infrazione di passi. Sbaglia Austin Day. Dovrebbe trovare continuità in quello che sta facendo. Haynes dice a Austin Day allontanati che me la gioco uno contro uno. Non guarda il canestro Day sullo scarico, vuole Widmar vicino allo stesso ed è una buonissima scelta. Equilibrio quando vede che vede l'aiuto, lo brucia alzando questa parabola. Watt spalla canestro contro Matiang, si rinnova il duello, semigancio mancino. Passaggi, uno per Matiang, uno bellissimo. È il primo assist di Travis Diner in questi playoff, 29 assist, 3 palle perse. Nessuno nella storia dei playoff italiani aveva avuto un rapporto. Diciamo che si addormenta Watt, beffato dalla giocata di astuzia di Matiang. Watt gliela vuole subito restituire. Si protegge triple in questa partita, nelle 4 precedenti, 17 punti in 17 tiri per lui. L'anticipo di Matiang. Haynes aspetta Bramos sul cambio e contro Matiang, il che significa che Watt dovrebbe avere più spazio. Tira in corsa Bramos. Uscita di Haynes che però è anticipato e allora Watt dagli e vai dall'angolo, ancora Mazzola che stavolta dopo due errori non tira. Watt fa saltare, rimessa per Venezia, difficoltà, la riceve Widmar, si appoggia al tabellone, la retina. Haynes rischia di perdere il pallone, poi si salva in qualche modo. Bramos dall'angolo preferisce ragionare col proprio playmaker. Haynes che batte Crawford, poi sbaglia la lotta a rimbalzo, premia Venezia nonostante il tocco da parte di Ruzier. Tonut da Austin Day che arriva a rimorchio, prende d'infilata Ricci, che quello Stone va dalla parte opposta rispetto al blocco, si arresta, lob per Watt, il raddoppio di Matiang, quel pallone dovrebbe uscire, Watt rischia l'infrazione di passi. Stone da tre sul primo ferro, Matiang. Beh, Venezia è una squadra di strisce pazzesca, quando imbrocca una poi non si ferma più, però quando comincia a non fare canestro anche quella roba lì dura molto, o è un trauma contusivo o un dito insaccato. Bramos anticipato e allora c'è spazio per Austin Day, l'assist per Widmar. Altra parte, arriva Watt, vuole ricevere contro Aldridge, l'arbitro tocca il pallone che dovrebbe essere uscito. Austin Day allungando il possesso di Venezia. Day spalla canestro contro Aldridge,
cerca di sfittarsi verso la linea di fondo, poi il pallone deviato viene controllato da Haynes oltre la sirena di Venezia, ovvero primo assistente di De Raffaele. Stone per Haynes, Ramos attacca l'area, stavolta Matiang non arriva, ma è una buona vita incredibile. Day che adesso schiaccia il pallone a terra per Haynes, ribaltamento in salto, altro ribaltamento di Stone per Ramos, palleggio, arresto, tiro, c'era probabilmente di questo giocatore e quindi è importante che la Vanoli lo possa innescare nel modo giusto. Si appoggia al tabellone, è un sistema che funziona e emotivamente sono giocatori dentro la serie in modo incredibile. Attacca il ferro con Ramos, di fronte gli rimane Stojanovic, l'uscita di Ramos, bene anche Ricci a uscire, e allora la linea di fondo di Day. Sì, io un compratore che è in panchina che lo metterei subito a trattare. Immagino tu parli di Tonut, sì. Palleggio, arresto, tiro, errore di Osti. Marco con qualche penetrazione capace di farlo, quindi andrebbe a sorprendere la difesa, andrebbe a mischiare un po' le carte. Crawford a spalla che lesso contro Austin Day, vede il taglio di Watt che va a gara precedente, quindi è normale che ci possa essere. Poi non dimentichiamo che gara 5, cioè sono per 5 gare che questi si stanno vedendo la faccia. La difesa che deposita il meno 11, ancora Ramos che stavolta schiaccia per... che adesso riparte da Ramos. Stone vuole di nuovo Day dalla punta, Stone ci prova, sbaglia, ma c'è Widmar al rimbalzo. Questo giocatore quanto sarà bravo a non cadere nel tranello di dover prendere quello che la difesa rilascia. Terza tripla tentata.